Avis Fano e Sport sono ormai un binomio inscindibile. Sono innumerevoli le iniziative nate sotto lo slogan Vivi il lato sano dello sport, che si sono consumate nel corso degli anni, coinvolgendo società sportive, amatoriali e dilettantistiche, tesserati o semplici sportivi. Lo sportivo, appunto, come esempio di vita sana, stili di vita corretti e senso altruistico e solidale, un gioco di squadra, appunto, per vincere sul fronte della salute degli individui la cui vita alle volte dipende proprio dalla disponibilità di sangue. Annualmente l'Avis Comunale organizza giornate dedicate a questa fascia di donatori, che hanno così l'intero arco della giornata a disposizione per effettuare il loro nobile gesto, rispondendo sempre numerosissimi alla chiamata dell'Avis. E devo dire che quest'anno ancora di più, nel mese di giugno abbiamo raggiunto anche, grazie proprio a questa nostra iniziativa, dei picchi abbastanza alti. E questo che vogliamo ottenere e continuare anche per i mesi di luglio e agosto, che sono i mesi più carenti per la nostra associazione, per il nostro la nostra associazione, perché comunque ci sono delle carenze estive dovute da tanti fattori. Fano Corre è una vena buona per l'Avis in tutti i sensi, perché comunque ha tantissimi donatori e devo ringraziare proprio gli atleti di Fano Corre. Ci sono altre date disponibili per donazioni in una giornata? Sì, in effetti ci sono, oggi c'è il Donor Day, ma ci sarà il 25 di luglio, un'altra giornata dove si può donare tutto il giorno, anche nel pomeriggio, e questo agevola comunque chi è impossibilitato magari il mattino per lavoro o da altre cose. E poi nel mese di agosto ci saranno altre date che saranno comunicate successivamente. Nel periodo estivo, alle volte, per la congiunzione di diversi fattori, si possono verificare criticità legate proprio al periodo, un rallentamento delle donazioni, assenza fisica dei donatori nella città o maggior richiesta di sangue dovuta alla casistica stagionale. Per questo il livello di guardia rimane e deve rimanere sempre alto, assieme alla professionalità e alla disponibilità degli operatori dei centri trasfusionali. E quindi insomma ci rivolgiamo anche noi ai donatori prima di andare in vacanza, di venire a fare una donazione, di cercare insomma di godere l'oro delle proprie ferie, ma anche di permettere ai pazienti di stare un po' meglio in questo periodo. La risposta dei donatori, ma non solo fanesi ma di tutto l'Interland, è sempre pronta, è sempre emozionante. Noi ci siamo, andremo in ferie anche noi a turni in modo da garantire un servizio come durante il periodo invernale, e quindi vi aspettiamo numerosi, e poi mandateci anche le cartoline della vacanza.